Buongiorno ragazze e benvenuta sul mio canale. Il video di oggi è un video review sul mio fondotinta top per l'estate 2016. Ebbene sì, è proprio lui, è quello che mi vedete utilizzare quasi ogni giorno su Snap. È un fondotinta che sto testando ormai da 3 mesi e sono 3 mesi che lo adoro ogni giorno, ed eccolo qui, è il True Blend della CoverGirl. È un fondotinta che, come dice il nome dello stesso fondotinta, si sfuma velocemente e in maniera impeccabile sia che voi lo utilizzate con le vostre dita che con una semplice spugnetta. Contiene all'interno 30 ml di prodotto e ci sono 21 tonalità di colore che sono suddivise in light, medium e deep. Light troverete lì 7 tonalità di colore e sono indicate con la L. Io per l'inverno ho preso la L numero 5 che corrisponde al Cream Natural, mentre adesso per l'estate ho preso la Medium, la M5, che è un caramel beige. Ragazze, ora sto per dirvi il prezzo e dopo correte subito a cercare la vostra amica che si trova in America, il vostro fidanzato, il vostro zio o qui chi che sia, perché costa solo 10 dollari ed è un fondotinta veramente, veramente eccezionale. Resiste a ogni temperatura ed è talmente leggero sulla pelle che neanche si sente, e quindi io che vivo in Sicilia e voi del nord sapete benissimo che caldo che fa in Sicilia, riesco a metterlo tutti i giorni senza avere nessun problema ad avere indosso il fondotinta. Allora, andiamolo ad applicare insieme. Quindi io lo agito un po'. Ne metto un po' sul dorso della mano e questo è l'M5. Poi faccio mezzo viso con le dita. Ecco qui. Ho preso lo specchio perché sto registrando dal PC e quindi mi viene difficile truccarmi perché mi vedo al contrario. Allora, questa è la metà che sto sfumando con le dita, ed eccolo qui. Adesso andiamo a applicare con una spugnetta il fondotinta dall'altra parte. Ne metto un altro perché con me la spugnetta è bagnata, la mia spugnetta, così prende meno fondotinta possibile. Niente, ragazze, è sempre eccezionale come prodotto. E questo è il risultato. Quindi, da un lato, da questa parte l'ho applicato con le dita e da questa parte con la spugnetta. Come potete vedere, è perfetto, neanche si nota sulla pelle, è qualcosa di eccezionale. Come potete vedere, però, ha una copresa leggera, quindi se non avete particolari imperfezioni, è il fondotinta che fa per voi. Però se volete coprire delle imperfezioni, non è il fondotinta che vi consiglio. Andiamo, a me le lentiggini non le copre. Vediamo se appicchiettano. Grazie.
stati Siri e Jodie. Allora, e questa è con due applicazioni di prodotto. Però, sinceramente, io non lo utilizzo così, lo utilizzo con una sola applicazione, sia con le dita quando ho poco tempo, mentre quando voglio essere più precisa. Adesso lo faccio dall'altro lato e poi lo sfumo con la spugnetta. Invece ho più tempo, lo utilizzo con la spugnetta per sfumarlo in maniera più precisa. Credo che sia un fondotinta a base d'acqua, perché quando mi sciacquo le mani dopo averlo utilizzato con le dita, non sento l'olio e va via molto facilmente. Ed eccolo qui applicato. È veramente eccezionale perché conferisce al viso una luminosità estrema, non va a sottolineare le micro rughe che ormai ci sono. Sarà per lo stress o per tutto il resto, ma ci sono, nonostante io le combatta ogni giorno con i miei prodottini di skincare. Bene ragazze, io ve lo straconsiglio. Bene ragazze, questo era il mio fondotinta top per quest'estate. E il vostro qual è? Scrivetemelo qua sotto. Un bacio grande, a presto, ciao!